Ciao amici, conoscete l'erbazzone? È una torta salata tradizionale della regione Emilia-Romagna, in particolare della zona reggiana. Infatti, la ricetta originale è depositata alla Camera di Commercio di Reggio Emilia. È molto saporita, con un ripieno di verdure e lardo. Massimo, ti metti a usare il lardo? No, oggi facciamo la versione light, con ingredienti golosi ma vegetariani, trendy e sani, come piace a me. Così è perfetto come piatto detox e light per rimettersi in forma a primavera. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. La ricetta tradizionale usa la pasta azzima o una sfoglia fatta in casa. Ma io non ho tempo! Trucchetto! Per comodità possiamo usare una pasta brisée già pronta, magari bio, così è più sana. Per gli amici intolleranti al glutine si può scegliere una pasta gluten free. Ingredienti: per la pasta 2 sfoglie brisée o equivalente fatto in casa. Ingredienti per il ripieno: 1 kg di bietole, 500 g di spinaci, un ciuffo di prezzemolo, 150 g di tofu affumicato, un cucchiaio di brodo vegetale bio, 4 cucchiai di lievito in scaglie, 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva, pepe e sale, quanto basta. Preparazione: pulire e tagliare bietole e spinaci, scottare le verdure per qualche minuto su una base fatta con olio, prezzemolo tritato e brodo vegetale. Aggiustare il sapore con sale e pepe a piacere. Mentre facciamo la ricetta, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi per garantire al canale un piccolo contributo mensile. Ogni abbonamento può fare la differenza per il canale, per continuare la mia mission. Ora, tagliare il tofu a dadini molto piccoli e mescolarlo alle verdure. Disporre una delle due sfoglie su una teglia con carta da forno, versare le verdure e il tofu e formare uno strato uniforme, poi spolverare con il lievito in scaglie. Coprire con la seconda sfoglia, chiudere bene i lati e bucherellare la parte superiore. Per non farla seccare, spennellare la sfoglia con acqua o latte o uovo se non siete vegani. Infornare a 200 gradi per 35-45 minuti e servire tiepido. Gnam, mi sembra golosa! È anche light e amica della linea. Ora vi spiego perché, poi andate in descrizione a vedere il mio ebook con tante ricette bruciagrassi. Il tofu, invece di pancetta e lardo, è leggero, non ha colesterolo cattivo, non alza i trigliceridi, è considerato un cibo probiotico, cioè amico della flora batterica intestinale. Spinaci e bietole sono ricchi di ferro, clorofilla e fibre amiche della linea. Per questo l'erbazzone in versione light è perfetto come piatto detox di primavera. Nei commenti scrivetemi se avete provato questa ricetta e com'è andata, e le vostre torte salate light e sane. Ora condividete questo video e passate ogni giorno dalla home del canale per le ultime novità. Mangia sano e vivi meglio!